Nel rivederci oggi il 25 aprile del 2024, riflettevo su una domanda che in questi anni tante volte ci è stata rivolta, in particolare a noi comunisti. Che senso ha festeggiare il 25 aprile? Che senso ha nel 2024 parlare di antifascismo? Noi per 80 anni ci siamo sentiti dire che, non essendoci più il fascismo, non aveva più senso nemmeno l'antifascismo. Ed è un ritornello che ci sentiamo ripetere anche oggi, guarda caso da persone che ricoprono le massime cariche istituzionali del nostro paese, che pure non si vergognano a non dichiararsi antifascisti, ma si vergognano a dichiararsi fascisti pur avendo giurato sulla Costituzione antifascista. Il senso dell'antifascismo nel 2024, a mio avviso, parte da tutta la storia del nostro paese degli ultimi 100 anni, perché se è vero che il fascismo non c'è più, è altrettanto vero però che dal 48 in poi, da quando l'Italia è diventata una repubblica antifascista, nonostante ciò nel nostro paese le forze che si richiamavano a quell'esperienza storica negli anni immediatamente del dopoguerra, negli anni 60, negli anni 70, con i tentativi di colpi di Stato, con le connivenze con i servizi segreti, con tutta quella che era la galassia post-fascista e che ha scatenato le violenze nel nostro paese negli anni 60 e negli anni 70, a mio avviso dimostrano che il fascismo non è finito nel 45. Il fascismo ha continuato a vivere e ha continuato a proliferare nella società italiana. E badate bene che se oggi nel 2024 noi siamo qui a commemorare questa data avendo quale massimo rappresentante del governo del nostro paese una persona che non ha alcuna vergogna nel richiamarsi all'esperienza storica tragica del ventennio fascista, se noi oggi siamo qui a celebrare questa data avendo come massima carica del Senato della Repubblica un personaggio che non ha alcuna vergogna nel dichiararsi pubblicamente fascista e nel rifiutare pubblicamente l'antifascismo come valore, io ritengo che oggi più che mai sia necessario ricordare questa data e che oggi più che mai sia compito non solo di noi comunisti, ma di tutti i sinceri democratici coltivare lo spirito antifascista. La resistenza, la liberazione e tutte quelle battaglie che sono state condotte, come accennavo, in maniera diciamo piuttosto superficiale negli anni 60, negli anni 70 nel nostro paese, hanno avuto la forza e la capacità di sconfiggere questi fenomeni, perché si sono richiamati a dei valori che sono patrimonio comune del popolo italiano, dell'intero popolo italiano, della parte migliore della società italiana. Io ritengo che la nostra sfida sia questa, oggi più che mai, come dicevo prima, oggi più che mai è necessario far valere il principio dell'antifascismo come principio costituente del nostro presente, ma soprattutto del futuro della Repubblica Italiana antifascista. Grazie compagni.